Salve ragazzi, questa notte è successa una cosa incredibile, una cosa di una gravità inaudita, una cosa inqualificabile. Ci hanno rimosso il video su YouTube, il video nel quale mi pulivo il culo con la maglietta merda azzurra. Un video che comunque, oltre allo sfottò, non aveva niente di volgare. Non si vedevano parti intime. Non si vedeva alcun membro. Non si vedevano neanche le chiappe. È stata una cosa vergognosa. Sicuramente ci sarà stata qualche segnalazione di qualche prescritto che avrà fatto delle pressioni per far rimuovere il video, ripeto, senza parti intime, senza parolacce. Vergognoso. Peraltro, la storia si ripete. Una storia fatta di continue denunce, di pedinamenti, di schifezze varie commesse da loro. Dopo aver mandato la Juventus in B, dopo il complotto di Calciopoli, adesso vogliono far tacere l'enigmista. Ma l'enigmista non si piegherà mai, mai, mai. Non ci piegherete, né a me né agli altri, perché dietro l'enigmista, ricordatevi che c'è ben altro, c'è molto altro. Dovete avere paura. Non sono da solo. E non ci piegherete mai, mai, maledetti prescritti, complotti, sempre complotti. Adesso tentate di fermare l'enigmista, ma non ce la farete, ricordatevelo, abbiamo già presentato ricorso e in ogni caso ne vedrete ancora delle belle. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi e lottate insieme a noi. Lottate insieme a noi contro la censura. Dovete appoggiarci tutti uniti contro i merdosi prescritti, merdazzurri, che ci vogliono fare tacere. Ma non ce la faranno. Non ce la faranno. Ricordatelo. Questa battaglia la vinceremo tutti insieme. Tutti, iscrivetevi. E la vinceremo tutti insieme contro la censura. Ricordatelo. Un'ultima cosa prima di lasciarci. Nei precedenti video, dove ne ho dette di tutti i colori, ai merdosi prescritti che rosicavano per l'acquisto di CR7, ho dimenticato una persona. Una grande dimenticanza. Non so come abbia fatto, ma è una grande dimenticanza. La persona che rosica più di tutti. La persona che vive nell'invidia. La persona che ha fatto esultare tutti per il ritorno della Champions su Sky. Dopo 3 anni merdosi a Mediaset, dove ci ha buttato in faccia invidia. Astio! Sapete di chi sto parlando, vero? Di quello che si definisce il maestro, Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi! Invidioso maledetto! Finalmente siamo andati via da Mediaset. Non ce la facevamo più a sopportarti. Tu e la tua invidia, maledetto Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, tieni, fallito, 30 anni che sputi veleno, sei diventato come Agroppi, come Aldo Agroppi, schifoso. Vi saluto Mediaset, a mai più. Ragazzi, fino alla fine, forza Juve!